benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è a 40 anni dall'uscita del libro di Barbara Alberti, che rappresentò un vero e proprio caso per la scelta inedita di narrare la vicenda del Vangelo dal punto di vista femminile. Il film Sky Original Vangelo secondo Maria racconta Maria non più come spettatrice, ma come coraggiosa artefice della propria esistenza. Una donna che si interroga sul significato di una morale che costringe alla rinuncia di sé, negando all'umanità la conoscenza completa e il diritto alla costruzione di una propria verità sul mondo. La pellicola segna il ritorno alla regia per Paolo Zucca, l'arbitro, dopo il successo di critica e di pubblico riscontrato del suo precedente film L'uomo che comprò la luna. Accanto ai protagonisti Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassman, nel cast anche Lidia Vitale, Leonardo Capuano, Giulio Pranno, Maurizio Lombardi, Fortunato Cerlino e Andrea Pittorino. La sceneggiatura è firmata da Paolo Zucca, Barbara Alberti e Amedeo Pagani, la fotografia è di Simone D'Arcangelo, la scenografia di Luciano Camerieri, i costumi di Beatrice Giannini e il montaggio di Marco Spoletini. La Palestina arcaica e mitologica della storia è stata ricreata in Sardegna, dove sono in corso le riprese che dureranno 8 settimane. Foto di Francesca Ardau. La trama. Maria, Benedetta Porcaroli è una ragazzina di Nazareth, che si è appassionata per le storie della Bibbia, come Don Chisciotte e coi romanzi d'avventura. Tutto le è proibito come donna, anche imparare a leggere e scrivere, ma lei in sinagoga si entusiasma dei profeti, che chiedono conto a Dio da pari a pari. Sogna la libertà, la sapienza, l'impresa, la fuga. E si ribella al disegno di Dio, fino all'estrema disobbedienza. Giuseppe, Alessandro Gassman, è suo maestro e complice, un uomo bello e forte, diverso dal vegliardo curvo dei dipinti sacri. Foto di Francesca Ardau. Il regista Paolo Zucca ha dichiarato, a differenza dei miei film precedenti, Vangelo secondo Maria non è una commedia, eppure la mia ambizione è quella di realizzare un'opera capace di divertire, nelle diverse accezioni di questa parola. Divertire in senso etimologico, e cioè quello di vertere altrove, di andare in direzione diversa rispetto all'immaginario ormai consunto di un presepe medio orientale fatto di turbanti e palmizi. E io ho scelto di vertere in modo molto convinto verso la Sardegna e la ricchezza della sua storia millenaria. Divertire nel senso di far sorridere, perché non mi sono precluso alcuni momenti di alleggerimento narrativo. Divertire in senso lato, e cioè coinvolgere emotivamente gli spettatori in un viaggio interiore ed estetico che vuole toccare le corde dell'anima, attraverso il racconto in prima persona delle avventure di una giovane ribelle di 2000 anni fa. Barbara Alberti ha dichiarato, perché ci abbiamo messo tanti anni a fare un film dal Vangelo secondo Maria? Gli ostacoli si sono rivelati travestimenti del meraviglioso, il film non si poteva fare perché Benedetta Porcaroli non era ancora nata come attrice. Solo lei poteva essere Maria, la ribelle. Per talento e grazia, malizia, furore, innocenza, e per lo sguardo. Non ci voleva un interprete, ma una reincarnazione. Antonella De Rico, EVP Programming Sky ha dichiarato, siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo progetto Sky Original, assieme a Vision Distribution, Indigo Film e La Luna, un film in cui il gusto e la professionalità di un regista come Paolo Zucca sono al servizio di una storia potente, nata dalla creatività coraggiosa e originale di Barbara Alberti. Vangelo secondo Maria è la rilettura dal punto di vista femminile della vicenda più nota al mondo. Un racconto, a 40 anni dalla sua stesura, più che mai attuale, che fa ancora oggi riflettere. Siamo altrettanto orgogliosi di poter contare sul talento fresco e vitale di Benedetta Porcaroli e la profondità e l'esperienza di Alessandro Gassman, che interpreteranno Maria e Giuseppe. Amedeo Pagani per La Luna e Nicola Giuliano per Indigo Film hanno dichiarato, siamo molto felici e orgogliosi di coprodurre il nuovo lungometraggio di Paolo Zucca dopo l'avventura piena di soddisfazioni che ci ha regalato il suo precedente L'uomo che comprò la luna. Questo nuovo lavoro, che ha solide basi nell'omonimo e intelligente romanzo di Barbara Alberti da cui è tratto, siamo sicuri prenderà, grazie a Paolo Zucca, una forma cinematografica capace di dare a questa storia millenaria uno sguardo inedito e in grado di sorprenderci per originalità, poesia e immaginazione. Massimiliano Orfei, CEO di Vision Distribution, ha dichiarato, Vangelo secondo Maria è un progetto che per noi rappresenta una sfida che siamo orgogliosi di proporre insieme a Sky.
Paolo Zucca continua a confermarsi un regista curioso e originale anche nell'affrontare il tema più tradizionale di sempre, l'annunciazione a Maria e il suo conseguente rapporto con Giuseppe, con un trattamento estremamente contemporaneo. Tutto questo grazie alla penna di Barbara Alberti, un'autrice capace già 40 anni fa di tratteggiare dei personaggi così innovativi. Voglio ringraziare Nicola Giuliano e tutta la Indigo per averci dato la possibilità di collaborare a un film di cui si sentirà parlare. Vangelo secondo Maria arriverà in prima assoluta prossimamente su Sky e in streaming su Now. Il film è realizzato con il contributo della Regione Sardegna, assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport e con il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission e del Comune di Cagliari. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione. Never, 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 never